Iniziamo con Mario Puccini. Allora, Mario Puccini nasce a Livorno nel 1869 e muore a Firenze nel 1920. Chi è Mario Puccini? Mario Puccini è stato allievo di Fattori nel 1884, è stato all'Accademia delle Arti di Firenze, è stato allievo di Fattori insieme a personaggi che poi faranno anche loro una bella carriera. Bellissima la Volpedo, Pino Nomellini, Guglielmo Michieli, per citarne alcuni. Quindi era un'ottima compagnia. Pensate, pensa a Volpedo, venne a studiare con Giovanni Fattore all'Accademia delle Arti di Firenze. Siamo nel 1884. E c'è anche il futuro divisionista Pino Nomellini, che è il primo divisionista italiano insieme a Previati, perché Pellizza sarà influenzato proprio da Nomellini per arrivare a fare il divisionismo. Chi è Mario Puccini? Mario Puccini è figlio di un padre che ha una piccola trattoria a Livorno. Ha altri quattro fratelli. Il problema suo qual è? È che lui arriva all'Accademia, riesce persino nel 1890 a avere un riconoscimento importante per l'estensione prospettica e vince una medaglia d'oro per la prospettica. Quando esce all'Accademia delle Arti di Firenze, lui potrebbe andare già a insegnare, ma purtroppo nel 1893 ha una crisi provocata, sembra, ma non si sa di sicuro da cosa, da aver visto la fidanzata in carrozza con un altro uomo. Va fuori veramente a livello pesante a livello mentale, e dall'ospedale di Livorno viene portato all'istituto psichiatrico di Siena, dove rimarrà fino al 1898, quando il padre lo tirerà fuori grazie a un documento che firmerà sulla sua responsabilità di prendersi questo figliolo e portarselo a casa. Quindi 1893-1898 questo ragazzo finisce in questa situazione. Come ne esce? Noi sappiamo da documentazioni che disegnava anche quando era in questa casa di cure psichiatriche. Quando torna dal padre, va a fare il servitore nella trattoria del padre e serve i clienti. Però lui non può continuare a disegnare, a dipingere. A un certo punto il padre dice: va bene, fai quello che vuoi fare. Sei libero di farlo. E lui apre un piccolo studio a Livorno, che è un buco. Veramente era un piccolo luogo dove un ciabattino lavorava. L'aveva lasciato e lui inizia lì la sua carriera di pittore. È un pittore importante perché, per tutto, è un grande disegnatore, ha dei disegni stupendi, tutti fatti a carboncino, la maggior parte, raramente a china. È un costruttore di idee pittoriche, tutte sue, tutte particolari. Affronta tutte le tematiche, dalla figura al paesaggio, alla composizione, alla natura morta, e lavora sia a Livorno, poi va anche un po' fuori, va a vedere un po' i paesaggi che ci sono intorno a Livorno, andrà a Digne, dove abita uno dei fratelli, che è un uomo di spettacolo, insieme alla moglie, che è una cantante lirica. E poi vi spiegherò perché va lì. Cosa accade? Accade che è un artista che inizia ad avere dell'interesse da parte dei soprattutto dei collezionisti. È un personaggio particolarissimo. Ora vi farò vedere cosa fa. Intanto si inizia con un disegno. È un disegnatore incredibilmente interessante. Prima devo fare. Sì. Ora si va al disegno. Lo vedete? Sì, lo vediamo. Lo E quello. vedete tutti? Ecco. Sì. Sì, lo vediamo. Fate conto, questo è uno studio per un dipinto che poi farà. E siamo nel 1911, quando fa questo. È un carboncino su carta. Collezione privata di una certa dimensione grande, però le misure non le abbiamo, però io l'ho visto davvero, è grande, quasi 1 metro per 70, 75-80.
era un disegnatore a questi livelli qua. Guardate questo ragazzo sta tirando a una fune in mano e guardate come ha costruito tutto il segno, creando l'intreccio del segno grafico e creando momenti di segno così molto incisivo. Ha un disegno che è veramente, è come un'acqua forte, lavora col carboncino come se fosse un'acqua forte. Lui non farà mai acqua forte in vita sua, però ha un disegno molto molto intenso, particolareggiato, lavora bene i chiaroscuri, le rende molto intensi, le ombre così ritagliate, questo suo senso di lavorare la luce e le ombre nel segno sono veramente interessanti e originali. È un disegnatore originale, ossia non esiste in Italia un disegnatore, anche quando lui vivente, ma anche prima di lui, che avesse avuto un disegno come questo. I suoi disegni sono molto importanti, sono anche rari perché non ce ne sono molti, però vi posso dire è un disegnatore, è sempre col carboncino disegna lui, o su cartoni o su carta, e questo è un disegno molto importante, una collezione privata, l'ho veduto varie volte, vi posso dire che è interessante quanto un dipinto. Ecco, voi pensate a questo disegno e pensate di vederlo a colori. Vedrete anche nella pittura lo stesso senso di costruire tutto quello che vede, con questo segno incisivo. Anche nella pittura lui riesce a incidere veramente col colore e con una serie di colori, perché è un pittore che ama molto il colore e lo sa lavorare sia a tratto il colore sia a stenderlo. Usa sia il tratto che stendere la plaga del colore. Nel disegno uguale, usa il chiaroscuro con una libertà che crea dei disegni veramente importanti, anche di piccolo formato, non solo quelli grandi. Questo disegno fu usato, era a Caffè Bardi, era uno dei disegni che aveva fatto per Caffè Bardi del Comandatore Bardi. Guardate com'è interessante il tutto, è veramente un'opera importante, di pregio del segno. È ben costruito e anche ha una luce quanto basta per dare una sensibilità al tutto, ma fortemente incisorio. È uno di quei disegni importanti suoi. Ce ne sono alcuni di queste grandezze, non molti, ma andiamo avanti. Guardate queste vele al sole. Porto di Livorno, collezione privata, centimetri 26,5 per 44, 1910, un anno prima del disegno. È un olio su cartone. Lui spesso, quando aveva i soldi, si poteva permettere di usare le tele, se no usava o la tavola o i cartoni. Il cartone dipinto a olio ha un problema solo, che purtroppo è molto debole. Il cartone, anche se dipinto con l'olio, bisogna stare molto attenti perché può subire delle situazioni di crepe ed altro. Però per fortuna i suoi dipinti si sono, anche sul cartone, si sono mantenuti bene. Guardate la qualità. Guardate come rende le vele. Le rende in un modo che diventano delle plaghe di colore luminose che si riflettono sull'acqua, che danno questo senso veramente che non ti aspetti. Questi azzurri, questi rosati, questi arancio, lo scuro delle navi, delle barche, la nave in fondo con la linea di galleggiamento rossa, quella invece azzurra, sempre con la linea di galleggio rossa, quella in primo piano con la vela piegata, quindi messa chiusa. Guardate anche le ombre che crea sull'acqua. Aveva questa pittura che usava sia il segno strappato, come questo dividere il segno, ma che non è da divisionisti. Non è stato un divisionista. Usava questo strappare il colore, tagliandolo a piccoli momenti di pennello, e poi trovava il senso invece di mettere il colore completamente pieno, poi queste punteggiature di luce. È un dipinto incredibile. Perché non ti aspetti da un pittore italiano quello che vedi fare da lui. È l'unico che riesce a dipingere in questo modo qua. E lo fa con una,
plasticizzazione della forma che è come, come nel disegno, di grande saldezza. È stupendo questo dipinto, vi posso dire che è un capolavoro, veramente uno di quei dipinti. È stato a molte mostre dedicate a lui e è un dipinto importante. Guardate, guardate l'ideazione delle luci, quanto basta. Le vele diventano qualcos'altro. Le vedi che sono vele, ma però ti danno qualcosa che ti entusiasma per l'ideazione del pittore, che è tutta sua, tutta particolare, questa sensibilità, questa luminescenza che lui riusciva a creare con pochissimi tocchi, però sempre ben precisi. È un dipinto, già nel 1911, è un pittore che viene collezionato, inizia a avere delle fortune. Andiamo avanti. Guardate questo qua. Questo qui è molto importante. È un programma a Digne. Lui va da questo fratello, 1910, centimetri 43,7 per 53,5, olio su cartone. È sicuramente una collezione privata. Guardate come dipinge il rapporto di questo paesaggio. In primo piano l'erba diventa qualcosa di colore arancio, ocra. Poi piano piano si sale, si vede il luogo, Digne, toccato appena quanto basta, il campanile, le case, con un tono che li rende luminosi, li fa vedere, li fa intravedere. L'albero nel mezzo e poi questo fatto di queste colline. Guardate come l'ha lavorato. Ha creato un rapporto di ombre che aiuta tanto a far uscire il luogo, l'abitato. E poi questo toccare le cime luminose è come se fosse una visione veramente. Anche il cielo è molto particolare. È un pittore che aveva, oltretutto, lavorava davvero con tempi abbastanza brevi, secondo la grandezza del dipinto. Però guardate com'è quando mette questi azzurri in questo scuro che è dietro l'albero. Guardate come riflettono e si legano all'azzurro del cielo. Aveva questo senso di coordinare il colore, però di dargli una forza plastica veramente, vi ripeto, unica nella pittura italiana di quel periodo, ma anche dopo di lui. È molto interessante come dipinge lui, perché è un pittore che ha una qualità mentale, non si perde. Lui quando lavorava era lì dentro a quello che faceva e trovava sempre delle soluzioni, sempre diverse, ma sempre con un filo forte di senso quello che voleva dare, una pittura tutta sua, una pittura di una personalità veramente originale. Non è più Macchiaioli, infatti lui nei primi dipinti abbiamo pochissimo, però abbiamo delle qualità sia nei ritratti di pittura veramente importante. Poi dopo quella crisi purtroppo che ha subito trova questa soluzione, come se avesse attraversato in quegli anni che è stato rinchiuso un qualcosa che l'ha fatto vedere in modo diverso quello che doveva fare come pittore. Andiamo avanti. Questo è Molo Medice a Livorno, olio su tavola, 1911-13, centimetri 58 per 86,5. Firmato Poussin. Perché firma così? Collezione privata. Firma in questo modo dopo essere stato a Digne. Ma già a Digne ogni tanto firmava in questo modo per vedere se vendeva meglio i suoi dipinti. Ah sì, si fermava in questo modo. È particolare, guardate com'è questo senso di grande visione del punto prospettico dove è questo ragazzo che ha appoggiato. Ma avete visto che effetto fa? È talmente senza fine questo tipo di taglio prospettico che va al di là del ragazzo. È bello che questo dipinto qua è interessante per un fatto. Questo esiste il disegno. Guardate le navi attraccate. Diventano tutte
una silhouette plastica, dove poi la luce nelle acque si riverbera tra lo scuro, l'arancio, i gialli. E guardate il cielo con questo bianco delle nubi e questo celeste. È qualcosa che è una visione in realtà, però una visione fatta dal vero. Ha veramente qualcosa. Ma guardate come il disegno di queste arcate dietro al ragazzino. Guardate come sono puntuali, come disegna e come dipinge uguale. Lui dipinge e disegna e ha il senso che rimane tutto ben preciso. Non sfugge nulla al suo occhio. È veramente la vita qua, cioè questo ragazzino. Ma è interessante vedere come lui crea questi dipinti, con delle prospettive che sono veramente spiazzanti. È molto luminoso il terreno, che è fatto tutto di ocre, gialle, azzurrine, c'è questi punti azzurrini. Davvero è un dipinto magico. A questi aspetti è interessante vedere come riusciva a creare queste soluzioni. Anche questo è una tavola, quando poteva, le tele ci sono, poi ci saranno ancora di più le tele, perché inizierà a essere collezionato ancora di più e potrà permettersi di avere le tele. Questo è un dipinto molto importante. Esiste il disegno che è uguale a questo, al dipinto, è uno di quei dipinti che hanno fatto la sua storia dopo. Andiamo avanti. Guardate questo. Questo è Lazzeretto. Olio sul cartone 32,5 x 21,15, meno 111. Ecco, qui, come vedete, alterna anche un senso ancora più materico nella stesura del colore. Guardate, dal vero questo è molto materico. Guardate come ha tagliato queste ombre e come ha tagliato davanti le pietre. E questa apertura di questa porta, ma il problema suo è che quando riesce a fare queste soluzioni, le fa venire avanti con un colore spesso, materico, luminoso, plastico, e sempre con un gusto di toni che non ti aspetti dal vero. Ha come un occhio che riesce a impreziosire tutto quello che vede. Lo trasfigura tramite questo colore intenso, plastico, emotivo, però ben coordinato. Non c'è mai sbavature. Questo è un dipinto. Ce ne sono tre versioni di questo, di cui una è molto grande, con una barca nel mezzo, con il barcaiolo visto di spalle, che è un dipinto molto grande, stupendo, di una collezione privata, e è fatto anche questo in quel periodo lì. È interessante veramente vedere questo, perché fa capire come lui sempre di più va avanti tra due aspetti, strappare il colore e invece anche unirlo plasticamente con queste pennellate grasse, che creano luce da se stesse, mette la luce dentro il colore, però la mette in un modo plastico, fortemente, anche di spessore proprio materico. È molto interessante, è un artista molto interessante. Andiamo avanti, ora vi farò vedere una cosa. Questo è molto importante, è il tramonto in darsena, olio sul cartone, 21,5 x 27, 1912-13, collezione privata come quello di prima. Guardate come è andato ancora oltre quello che abbiamo visto, il primo che abbiamo visto. Guardate come le vele, i rapporti, i bianchi che danno la luce sulla vela si riflettono, diventa azzurrino, poi il cielo che è di questo colore prezioso, è smaltato. Ecco, lui usa colori molto smaltati e guardate come tutto diventa, anche il segno delle imbarcazioni, scuro, che certe volte in alcuni dipinti lo fa diventare un po' nero azzurro, un po' nero e violaceo, un po' nero e rosso, e diventa tutta una situazione che veramente si sorprende come lui riuscisse, anche quando traccia col pennello il disegno e diventa colore e segno allo stesso tempo, riesce a trovare. E poi la luce che dà nelle acque, che veramente riflettono una capacità di usare il colore inusuale. E oltretutto sempre saldamente costruita. Non c'è mai cadute nella sua pittura. I dipinti minori sono proprio rarissimi. Era sempre un pittore che stava attento che tutto funzionasse. Era molto,
era molto preciso anche come persona, era, poi mi racconterà un personaggio veramente incredibile. E questo è un dipinto importante. In Italia, purtroppo, alla sua morte, iniziarono a dire che era il nostro piccolo Van Gogh, grande errore che non gli portò fortuna, perché ora vi farò vedere la differenza fra lui e Van Gogh, è enorme. Ma voi, perché tutti e due passarono da questo momento difficile fisico-mentale, voi perché secondo alcuni usava certi aspetti, usava anche Van Gogh, invece in realtà non è così. E questo non gli portò fortuna perché finì per essere quasi un, cioè lui è il Van Gogh italiano, perché sai com'è, è prima che era Van Gogh, prima che lui. No, sono proprio due pittori completamente diversi. Una cosa li accomuna, il senso di amare il colore, quello sì, ma di amarlo in modi diversi e con una creatività, una fantasia diversa, completamente diversa. Van Gogh è un visionario che vede qualcosa che solo lui riesce a vedere. Le lune in cielo fatte in un modo, la luce dentro le nubi che poi diventano veri e propri personaggi. Insomma, Van Gogh è un caso talmente unico nella storia dell'arte che non lo puoi mettere assieme a lui, perché è un errore enorme che ha fatto la critica. Puccini e Puccini. E vi posso dire che quando vide un dipinto di Van Gogh, il famoso contadino, della collezione Sforni, andò a vedere la collezione Sforni insieme a Mario Galli, il famoso mercante, arriva a vedere la stanza dove c'era sto Van Gogh, il famoso contadino, ma manco se lo ricordò. Sia, non guardò nemmeno, non era uno che guardava la pittura degli altri, il punto era questo. Tanto che quando lo portarono nella stanza di Forni, che Forni aveva adibito ai dipinti di Mario Puccini, Mario Galli dice, l'ha visto? E Puccini si volta e fa, ma chi l'ha fatti questi qua? Mario Galli e Forni li fanno, l'hai fatti tu? Ah, l'ho fatti io. Ecco, quindi pensate un po' come era la situazione. Quindi non si può mettere, non si può dire piccolo Van Gogh, si fa del male, è un grande pittore, come era un grande pittore Van Gogh, ma non c'è niente di metterci altro. Tutti e due hanno amato il colore e l'hanno fatto capire, ma con una mentalità e una personalità completamente lontana l'una dall'altra. Andiamo avanti. Questo è Van Gogh, le famose barche sulla spiaggia. Pensate, Van Gogh dipinge questo dipinto, nel 1888, allo su 64,5 per 81. Quando fa queste barche, se voi vedete, c'è due aspetti importanti. Le disegna, esiste il disegno a china di questo, le disegna col pennello e sono come appoggiate sulla sabbia, appoggiate. Non sai bene che cosa gli accade, c'è qualcosa che li trattiene, la materia che hanno sotto, ma come il segno di Van Gogh diventa così grafico, diventa qualcosa che ricorda quello che Van Gogh aveva studiato, il segno dei pittori giapponesi, perché i giapponesi avevano quel segno che gli oggetti si posavano su altri aspetti e si integravano. Lui integra questo in una materia molto, molto plastica, e loro in realtà non sono nemmeno plastici, sono disegnati. Van Gogh ha due anime, il segno colore e il colore che invece può avviluppare un oggetto come i famosi girasoli, dove è il colore che le plasma. Sono due pittori talmente diversi, due Puccini, ma questa è un'idea sbagliata. E bisogna dirlo questo, perché si deve togliere a Puccini dire il piccolo Van Gogh è un grande errore. E oltretutto sono due personaggi che hanno avuto una vita difficile, certamente, ma Van Gogh è un grande mistico, Puccini non lo è. Molto semplice. Puccini è un istintivo che dipinge perché ha un disegno stupendo, sente il colore e crea quello che vede. Van Gogh ci aggiunge qualcosa a quello che vede, ci aggiunge questo suo senso fra il misticismo e quello che ha letto, quello che ha vissuto, diventa tutt'uno e ci costruisce una sua filosofia pittorica. C'è una differenza enorme. Andiamo avanti. Guardate questo qui, questo è Torrente appoggio pelato, olio su tela, 40,5 per 53,5, collezione privata.
1910, siamo forse nel 1912-13. Il Poggio Corato si vede, fa pensi, pochi sanno che Puccini la dipinge qua. Veniva a dipingere il nostro territorio tra Rosignano, Castiglioncello, perché era ospite del famoso proprietario dell'albergo Miramare Monti, che gli comprava i dipinti. E è stato uno dei primi a collezionarlo. E lo ospitava nel suo albergo. Nello stesso tempo lo stimava. E quando morì fece la prima mostra dedicata a lui a Palazzo di Quarta e Guelfa, a Firenze. Pensate, Puccini arriva qua e la cosa simpatica è che il figlio Dante, il primo figlio di Romolo Monti, l'accompagnava ad andare a dipingere sul mare oppure nell'interno e portava la cassetta dei colori. E Puccini, la gente lo verso mezzogiorno, gli faceva: ma si mangia oggi? Allora Dante Monti gli faceva: sì, ma si mangia, vero? Sì, ma dove si va? Sei ospite di mio babbo. Ah. Poi dopo mezz'ora, ma è vero, si mangia oggi. Qui era una persona talmente disarmante, talmente buona, che non avrebbe mai fatto male a nessuno. Era un uomo disarmante, però socievole, per niente aggressivo. Era un personaggio che chi l'ha conosciuto, io l'ho conosciuto, chi l'ha conosciuto mi raccontava, era un personaggio veramente buono. Se ne sono approfittati poi alcuni di lui. Però devo dire, era un artista veramente eccezionale, di grande livello. Questo è simpatico, questo dipinto. Mi fa piacere averlo trovato, perché non tutti sanno che ha dipinto anche il famoso Poggio Pelato. Ecco, questo è un dipinto su tela, fra parentesi, quindi già si poteva permettere le tele. Andiamo avanti. Questo, ecco, questo qui. Radura di Bosco, olio su tavola, 23,5, 24,5, collezione privata, 112. Vedete come qua il colore, quando vuole, lui lo somma uno sull'altro. E gli aranci, e i rosati, e i gialli, e i verdi, e gli azzurri, e poi i tronchi degli alberi che lui li scava col colore, li forma, li plasticizza col colore, poi il cielo. L'azzurro entra perfino nel rapporto delle fronde. E diventa una pittura talmente salda, talmente ben costruita, che non lascia trapassare nulla, non è una pittura debole, è una pittura fortemente ben saldata, pennellata su pennellata. Lui aveva questo senso particolare, il colore doveva plasmare tutto quello che lui vedeva, e ci aggiungeva delle luci che lui vedeva, che certamente c'erano anche, però le trasforma con poco e riesce a darci una vitalizzazione di questo paesaggio, quello che vede. Va anche a dipingere i famosi buoi che partono dalle cave di Carrara con i grandi blocchi, e c'è una serie di dipinti stupendi, posso dire, purtroppo non sono riuscito a trovarli, che sono di una potenza incredibile. Veramente riusciva anche a dipingere questi bovini che avevano un senso di forza, ma anche erano monumenti fatti col colore, il bianco poi diventava azzurrino, cioè delle luci, era un pittore di grande livello, veramente. Andiamo avanti. Questo è Van Gogh, questo è un dipinto famosissimo. Van Gogh, strada con cipressi sotto il cielo stellato, centimetri 92 per 73, 1890, collezione delle Kroll & Müller Fondazione in Olanda. Questo è il primo dipinto, è l'unico di cui parlerà un critico d'arte vivo ancora, Van Gogh. Guardate com'è diverso il concetto del paesaggio per Van Gogh. Queste sue visioni del cielo così sono di uno che vede al di là di un cielo. Lo narra in un modo poetico tutto suo, lo fa diventare una visione. Puccini non fa questo, non lo farà mai in tutta la sua pittura. Ha un segno che è costruito quello di Van Gogh in tutti i modi possibili e immaginabili, soprattutto molto sinuoso, anche quando è spezzato a linee sinuose, poi a linee diritte, poi ritorna sinuose, poi ritorna a costruire come in questo cipresso. Guardate come sono questi cipressi, come li costruisce, come se fosse un qualcosa che non ha fine, non ha fine, non ha fine. Perché il segno entra uno dentro l'altro, poi a un certo punto diventa grafico, diventa pittorico. È una visione la sua, lui fa dal vero, ma nel suo tempo nel vero ci mette qualcosa che non esiste, che esiste dentro la sua
la sua immaginazione pittorica, però che funziona poi anche dal vero, è una trasfigurazione totale. Ecco perché non lo puoi sommare e non lo puoi affiancare cucina a lui. Proprio due anime diverse, due grandi, ma due anime diverse. E questo è un dipinto veramente interessante. Noi abbiamo visto alla Fondazione Crolle Mole in Olanda e posso dire fa un effetto stupendo. E lui ringrazierà questo critico e gli regalerà questo dipinto. Van Gogh a questo critico. È un dipinto. Guardate come fa le figurine in questi due viandanti. E la carrozzella lì in fondo. Sono, quando fa queste figurine le fa precisamente, funziona tutto, ma sono dentro a un sogno, a una visione, che è una realtà. Questo l'ha fatto davvero, però l'ha fatto diventare qualcosa che diventa una visione. Andiamo avanti. Ecco, questo è un dipinto molto interessante. 1912, cassetta bianca, olio sul cartone, 53x35, collezione privata, 1912. Guardate come riesce però a essere anche così raffinato quando dice ora qui mi basta poco, è tutto un biancore, la casa è bianca, la strada diventa bianca, soltanto queste grandi scepre di verde fermano il bianco che ha messo dappertutto, dalla casa fino sul terreno. E guardate com'è interessante lo spezzarsi di questo carro col contadino sulla sinistra. Ma è il biancore della casa che ha l'ombra celestrina. Guardate la finezza. È un pittore che riesce a mettere, a coniugare dei toni che non te l'aspetti così. Questo è un dipinto molto elegante di lui. Lui riusciva a creare anche dei momenti eleganti così, perché altre volte era molto materico, come dicevo prima, altre volte invece è meno. Qui per esempio è meno materico, però riesce a dare questi aspetti di luminescenza a tutti i suoi. Il tetto steso, illuminato in questo modo prezioso. È un pittore interessante perché è un pittore di veramente di grande pregio, di grande qualità. Questo è molto delicato e anche dal vero fa un bel effetto. Un biancore luminosissimo. Fa piacere che lui riuscisse anche a avere questi toni, questi momenti, poi tornava a queste cose materiche, però sempre ben costruite. Il pennello per lui intinto nel colore, il colore doveva funzionare e non ci tornava sopra, non c'era un problema. Andiamo avanti. E questo è uno dei suoi capolavori, la metallurgica. Questo è un dipinto famosissimo, 1913, centimetri 79 per 130, collezione privata. Il collezionista che l'aveva, questo è un olio su tavola, ci raccontò che quando vide il dipinto senza figure, gli disse a Mario Puccini, mi piacerebbe che tu ci facessi delle figure, guarda un po' te, però mi farebbe piacere. E lui non fece discorso. La notte fece tutte le figure, vedete qui. E poi il giorno dopo fece sapere al collezionista che aveva di dire venga a vedere, le ho fatte tutte le figure. Ecco, era un personaggio così. Questo è un capolavoro e questo è uno dei suoi grandi dipinti, che è veramente stupendo. Guardate come ha dipinto qua il taglio di entrata. Tu entri a vedere questa scena di lavoro del carbone, questo violino qui, poi vedi questo rapporto di questa strada col momento ferrato per i carrelli, la costruzione davanti che chiude, e vedi questo mondo di lavoratori, di carbonai, in un modo veramente che è potente anche come sono dipinti i personaggi. Ognuno ha un proprio gesto e funziona, e non c'è nulla che non vada. Non sono deboli, sono ben saldi sul terreno. Interessante questo aspetto qua. Questo è uno dei dipinti più importanti che ha fatto lui. Ce ne sono alcuni. Questo, quelli collegati, come dicevo, ai bovi che portano i grandi blocchi di marmo. E poi ce ne sono qualcun altro con paesaggi, con personaggi. Però grandi così ce ne sono pochissimi. Quello dei bovi è più grande anche di questo. E devo dire che qui lui fa capire che è un pittore che può veramente permettersi tanti aspetti, ma sempre questa saldezza nelle ombre,
i colori. Qui i colori sono lavorati in un modo attento, preciso, ma dal vero vi posso dire il colore è ben esteso fortemente con la pennellata grassa, con alternanze, pennellate più grasse, meno grasse, però tutto ha una risultanza potente. È un dipinto di una potenza plastica che veramente fa effetto. E di questo esiste una foto di lui mentre lo dipinge, che era una collezione di questo collezionista. Se è lui che sta dipingendo questo, ma ancora i personaggi non ci sono. È interessante. Questo, godetevelo, perché questo è uno dei grandi opere pittoriche che ha fatto Mario Fulcini nella sua vita. È veramente un dipinto importante. Mentre quello con i uovi lo vidi a Montecatini, la bottega d'arte di Montecatini, l'avevo esposto, era veramente una tela stupendamente, sui rossi, sugli aranci, era in tutto. Andiamo avanti. Queste sinfonie in rosso, olio sul cartone 41,5 e 44,5, 213, 14. Ecco, lui faceva nature morte, sì, faceva anche nature morte. Amava fare nature morte di fiori, di oggetti. Certe volte nature morte ce n'è una con lupicante, ce ne sono molti con fiori. Però guardate cos'è di interessante questa natura morta qui. I fiori in questo piccolo vaso, bianco con bordo giallo, guardate come tendono tutti ad andare verso destra, fino all'ultimo che queste rose, e ci sono questi fiori, e devo dire che guardate come si sposta verso destra il tutto, grazie all'ultimo fiore che si butta proprio, no? Il garofano, guardate però come le ha risolti. I rossi, gli aranci, i rosa sono tutti messi dentro a questi fiori. E guardate il tavolo che è coperto da questo punto, certamente era una coperta piccola per dare impreziosire il tutto, anch'essa con un po' di questo rosato come disegno, e poi il fondo scuro tratteggiato fortemente da movimento al tutto. È un dipinto interessante proprio perché è costruito in un modo ideato, proprio in un modo particolare. Lui aveva queste nature morte, ne ha fatte alcune molto interessanti. Questa è una di quelle che meritano di essere viste, sinceramente, per la loro preziosità. Ecco, Puccini muore nel 20, e devo dire la cosa che più ci colpisce di lui è questo: viene portato a dipingere in Maremma, e questo gli fu fatale, perché s'ammalò, poi a Firenze stette ancora più male, è andato a portare all'ospedale e morì. Ma il problema di lui qual è? Che dopo poco, già nel 1900, e siamo alla tredicesima biennale, quindi siamo alla biennale del 20, nel 1920 gli fanno una mostra alla biennale, una sala tutta per lui. La fanno per lui e per Modigliani. Pensate un po'. La cosa particolare, lui muore prima di Modigliani. E l'Italia scoprì un pittore importantissimo. E Oietti scrisse di lui, grande Oietti. E Vittorio Pica volle che ci fosse questo. La sala 12 c'era la sala 23 era per Mario Puccini e la sala 12 era per Amedeo Modigliani. Tutte e due furono onorati grazie a Vittorio Pica. Importante qual è questo? Perché si dice questo? Perché due pittori talmente lontani, pensate che Modigliani stimava Puccini, da ragazzo aveva visto i suoi dipinti e gli erano piaciuti. E tutti e due saranno uniti in questa biennale, questa tredicesima biennale, dove vedremo i dipinti di Puccini, quelli di Modigliani. E guardate che veramente tanti iniziano a capire che questo Puccini era un pittore da veramente considerare, come poi accadrà per Modigliani. È molto interessante questo, perché purtroppo Puccini, se non lo portavano in Maremma, forse poteva vivere di più. Invece si ammalò lì, a Maremma aveva dei grandi problemi proprio, perché quando non ci andava rischiava sempre.
ma le sue opere iniziarono ad essere ancora più considerate. Poi è ovvio, è passato il tempo, i collezionisti sono cambiati, i critici hanno iniziato a rendersi conto e a studiarlo di più. Sono nate delle monografie importanti, come quella fatta da Borgiotti, da Mario Borgiotti. Insomma, è un artista da considerare. E oggi è uno dei pochi artisti labronici che reggono moltissimo, sono ancora collezionati, sono ancora ricercati le sue opere. È che si trova molto poco, la maggior parte sono in collezioni private, qualcuna è in gallerie d'arte nazionali. Insomma, abbiamo veramente una... siamo riusciti a riconoscere le qualità di questo artista, e questo è molto importante perché lo meritava veramente. Quindi se vi capita di vederli davvero andate, perché è meglio. E ora abbiamo un altro personaggio che abbiamo qua, è Ulvilegi. Se avete delle domande su Puccini, fatele, perché così almeno si fa un attimino di... Fatemi sapere se avete delle domande, così poi si passa a Ulvilegi. I pinti di Ulvilegi sono molto meno, perché si trova meno. Cioè, meno anche come immagini. Cioè, se c'è qualcuno che vuole avere delle notizie in più su Mario Puccini, gli si danno volentieri. C'è qualcuno che vuole fare domande o vuole avere notizie in più? Cosa di questo Mario Puccini a Livorno, Museo Fattori o robe del genere? No, a Museo Fattori ci sono delle opere di Mario Puccini. Sono nel museo da tanti anni e sono tutte di qualità. È un pittore che esiste in alcune collezioni, è stato prestato spesso da questo grande collezionista che ha a Metallurgica, lui aveva una grande collezione di questo pittore e ha prestato sempre le sue opere anche alla Casa di Dante a Firenze, l'ha prestato per opere per mostre importanti in tutta Italia e fuori. Cioè, è un personaggio Puccini che per fortuna dopo la morte non è stato dimenticato. È uno dei pochi, devo dire, che ha retto anche fino a oggi. Alcuni sono scomparsi quasi, cioè, alcuni se ne parla proprio. Lui invece sinceramente ancora si studia, ancora si vede, ha fatto delle mostre molto importanti che hanno suscitato anche la sorpresa di chi non lo conosceva, insomma, perché sinceramente è un artista di grande livello. Però per fortuna smettiamo di chiamarlo il piccolo Van Gogh, perché così sappiamo che Puccini è Mario Puccini, Van Gogh è Van Gogh. Così almeno si fa un discorso ben preciso senza mischiare niente, facendo un discorso sbagliato, è un'analisi di confronto sbagliata. Però posso? Dimmi. Allora, io sono una di quelle che quando ho visto il primo quadro ho detto mi ricorda Van Gogh, ho capito la grande differenza, però non lo so se il colore mi ha colpito e mi ha ricordato in qualche modo Van Gogh. Ora, a parte quello, un'altra cosa che volevo dire, è vero che è sepolto su Alfa Medio a Montenero? Sì, non è sepolto lì, è, diciamo, hanno fatto una lapide a lui. Ah, c'è solo la lapide. L'ha fatta fare Carlo Pepi. Senti là, ascoltami, e dov'è sepolto? Ma lì a Famiglia hanno fatto questa lapide, c'è scritto, però lui, diciamo, quello che è rimasto di lui non credo sia lì, non sia stato portato lì. Io so soltanto che Carlo riuscì a far mettere questa, giustamente tra i grandi livornesi, perché Mario Puccini se lo merita, insomma, parliamoci chiaro. Soltanto il problema di Mario Puccini è un problema di un uomo che voi pensate, quest'uomo muore e la sua modella gli ruba tutti i soldi nello studio. E poi ruberà anche qualche cos'altro, perché non trovarono quasi nulla dopo. Sì, il povero uomo alla fine viene sbeffeggiato dalla sua modella che lo lascia morire, non va nemmeno aiutarla a vedere un po' come sta quest'uomo. E gli ruba anche i quattrini. E oltretutto, sì, alcuni dipinti forse l'ha rubato anche quelli, perché il suo studio non era un grande studio a Livorno, era un piccolo studio e teneva i soldi in un modo strano. Le legava tutti con gommino. Le teneva in una moscaiola. Sapete che piccole, quelle moscaiole con la retina che usavano nelle campagne, no?
aveva tutti i soldini dentro a questa moschera, lei lo sapeva, gli rubò tutto. E alcuni dipinti sono perduti proprio anche grazie a questa bella figura che gli ha fatto del male. Non andò nemmeno a dire, ma questo si sente male, lo lascio lì. Umberto, lo studio dove l'aveva? Sugli scali? Lui ha avuto uno studio in città che era quello del ex Ciabattino. Poi dopo ha avuto uno studio un pochino più grande, ma sempre nel centro di Livorno, mai in periferia. Perché lui, giusto, Livorno era una città diversa come vediamo oggi. C'erano tanti Scaldini, abbastanza, no? Abbastanza semplici, dove ti trovavi piccoli luoghi, okay. Magari ci andavi a fare una piccola bottiglia. Perché quando lui apre questo piccolo studio a Livorno, è di un ex Ciabattino, lui per vivere i primi anni fa i giocattoli di legno dipinti, fa gli aquiloni per i bambini e vende il filo da cucire e gli aghi per vivere i primi anni. Più dipinge, però i primi anni sono duri, c'è la miseria e fa paura. Tanto che tutti cercano di aiutarlo. Famoso pittore, benvenuto, benvenuti, grande divisionista, benvenuto, benvenuti, crea un circolo di tre amici che sovvenzionano Puccini per poterlo farlo vivere e collezionarlo. Il primo fu proprio benvenuto, benvenuti, il pittore benvenuti, a creare questa idea di aiutare questo pittore, perché capiva che era bravo, non poteva vivere così facendo giocattoli, e aquiloni, insomma, sinceramente era riduttivo, ma lui ha avuto dei momenti di grande miseria. Poi dopo piano piano ha avuto con i collezionisti, è vissuto bene e tutto il resto, ma soltanto era un uomo semplice dentro se stesso, era uno particolare. Una volta si mette a dipingere un dipinto, un signore lo vede, si affaccia e gli fa: quanto vuoi di questo dipinto? Allora gli chiede una cifra, poi questo era troppo, si allontana e lui lo segue, lo rincorre, fa, e ogni volta lo rincorreva sempre di più, diminuiva il prezzo. Quindi era un personaggio troppo particolare, troppo simpatico. Era anche come figura fisica aveva un bel nasone, era un bel, tanto che i ragazzini prendevano in giro e tiravano anche sassi perché aveva un bel nasone, chiamavano pittore nasone. E lui si faceva né qua né là. Anzi, lui quando in Francia disse: devo tornare a Livorno perché in Francia mi chiamano signore anche i bambini. No, troppo per me, troppo, devo tornare a Livorno. Ecco, quindi era un personaggio di questo genere qua. È stato un grande. Esiste anche una monografia in francese su di lui, fatta dopo quella in italiano, fece anche quella in francese. È una delle prime monografie molto bella, vi posso dire, la prima monografia è molto bella in italiano. Ci sono dipinti di vari collezionisti che oggi purtroppo sono andati perduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono i dipinti e i disegni stupendi. E quello in francese è uguale a quello italiano, sono state scritte in francese. Ma il fratello gli aveva detto: rimani in Francia, vivi bene, ci sono io, ti voglio bene, ti vogliamo bene, sei io che mia moglie, ma perché ti vuoi tornare a Livorno? Lui disse: no, mi chiamano signore, io era un uomo semplice, ma però simpatico. Mi diceva questo collezionista che era un uomo buono. Puccini era un uomo buono veramente, veramente direi disarmante quasi come persona, però un grande artista. E ora si arriva a Urbileci. Urbileci, ragazzi, mica è un altro grande personaggio. Chi è Urbileci? Nasce a Livorno nel 1858 e muore nel 1939. Pensate, Urbileci, il vero nome è Luigi Levi. Crea questo pseudonimo per dipingere. È un signore, viene da una famiglia ricca, è un uomo colto, è un uomo che ha viaggiato quasi tutta Europa, è un uomo che sarà stimato per la sua pittura persino da Monet, da Pissarro, da Degas. È un pittore che fa il pittore da signore, si può permettere di vivere bene, di aiutare i macchiaioli, grande amico di Fattori, grande collezionista di macchiaioli, uomo fine, raffinato, molto elegante, allievo di Marcò nel 1858, allievo di Marcò, però poi lui piano piano trova la sua pittura. Nel 1886 va a Parigi, poi ritorna in Italia, poi va in Alta Italia, nelle montagne,
poi ritorna in Svizzera, viaggia e dipinge dovunque va, però cos'ha di particolare? Che è una sua, è una pittura che ha tre dimensioni di colore. La prima, diciamo, macchiaiola, però molto severa per il paesaggio. Poi abbiamo piano piano che inizia i violacei, i toni violacei, i toni rosati, e inizia questi periodi che sono molto, molto particolari. È un pittore che l'unico che ha avuto la medaglia della città di Livorno per la sua cultura e per quello che ha fatto per Livorno. La città lo onorò con questa medaglia d'oro. Vedete, Urvinesi è il tipico personaggio che nasce ricco, vive dal ricco, si separa dalla moglie, rimane solo, ha una vita tutta sua, molto riservata. È un personaggio che veramente inizierà a avere dei collezionisti. La cosa particolare di lui è che ha un modo diverso da tutti gli altri. Fa dei dipinti, soprattutto di paesaggio. Figure ce ne sono poche nella sua pittura. C'è alcune figure, ma poche. Però è un paesaggista, diciamo, che risente degli impressionisti, soprattutto, secondo me, soprattutto di Pissarro, più di un Monet. Risente più di questo taglio alla Pissarro. Poi piano piano trova questi colori che semplificano e danno carattere alla sua pittura. Questo, per esempio, è un pittore importante. Abbiamo il Pian dei Giullari sulla strada per Arcesi, olio su tela 43x73, collezione privata 1888-89. È interessante perché fa capire come in quel periodo lui ha già iniziato con queste colorazioni rosate, che poi diventano ancora più cariche nel tempo. È un dipinto notevole, ce n'è uno bellissimo, notturno, che secondo me è uno dei più belli che ha fatto in vita sua, di qualche anno dopo, più grande però di questo. Ecco, lui però è un pittore che dipinge dal vero e in studio. Misure piccole e anche misure abbastanza grandi, ma mai grandissime. Guardate ora il secondo dipinto com'è. Questo qui è Monte Morello, olio su tavola 48x38. Guardate com'è interessante. Lui andava in questa zona qua e abitò per qualche periodo su questo luogo di montagna. Vedete che questo qua è 1895. Guardate come ha dipinto qua le cose. Qui, per esempio, i colori rosati non le mette, e mette più i verdi come le faceva lui. Faceva dei verdi molto, molto luminosi, ma anche molto, direi, intensi, sia quando sono colpiti dall'ombra, sia quando sono illuminati dalla luce. È un pittore preciso nel disegno, anche se i disegni di Urvinesi, sinceramente, io in vita mia ne ho visti molto, molto poco. Guardate com'è interessante questa freschezza che ha sul motivo. Pittore che riesce a trovare soluzioni di questi masi, vedete. No, direi che è un artista che ha avuto un certo successo. Andiamo avanti. Questo qui è una strada sempre toscana. È interessante come è fatta. Anzi, fa presi questo qui. Scusatemi, è una strada. È in Toscana. Guardate com'è, vedete come crea questo aspetto qua. Usa gli stessi toni che avete visto prima, anche che ha usato quando è andato in montagna, però gli dà in più, per esempio, usa questi celestri e violacei qua. Un po' di viola c'è anche un po' di azzurro violaceo. No, è veramente interessante questo aspetto qua. Direi che è un pittore che, lavorando dal vero, trova una certa capacità di rappresentazione. Certamente, come fa lui, lo fa in un modo molto garbato, elegante, si vede che è un pittore colto. Certamente, era un personaggio colto, un personaggio particolare. Mi ricordo la mia professoressa di disegno alla scuola media inferiori, l'aveva conosciuto, lo va a trovare, gli apre un signore che ha una giubba e dice: un attimo, viene,
si veste, si cambia vestito, era lo stesso Ubriaci che si era messo tutto in gingheri per aprire la porta a questa giovane che poi inizierà a dipingere, a fare incisioni, che fu la prima Comune Grotta, che poi fu una, anche lei, legata al gruppo Lavronico, per dire come era molto signorile e molto elegante nei suoi modi. È un pittore che ha avuto un discreto successo dal vivente, poi dopo, certamente con la morte, tante situazioni che ha dovuto aspettare un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale di avere momenti di studio da parte di alcuni studiosi. La prima monografia venne fatta da Giuliano Matteucci e Casa Ubriaci, poi altri lo cureranno, lo stesso Bolgiotti lavorerà su questi aspetti con la monografia. C'è tutto un mondo che si muoverà per farlo conoscere. È un artista elegante, sinceramente si vede. Andiamo avanti, guardiamo cosa ci danno. Ah, questa qui è la famosa baracchina dell'Ardenza, siamo intorno al 1933. Olio sul cartone, guardate cos'è, è 38 per 60,8. Ecco, la baracchina è un luogo dove lui ha dipinto molto, la baracchina dell'Ardenza, e l'ha dipinta in tutti i modi, devo dire, perché l'ha dipinta di giorno, di sera, di pomeriggio, di mattina, la frequentava, certamente andava anche lì a prendere un caffè di sicuro. E lì, ecco, qui si vede proprio la sua natura di impressionista. Guardate come il colore è proprio impressione, luce. Gli è rimasto dentro aver visto gli impressionisti dal vero. Gli è rimasto e l'ha usato, ma l'ha usato in modo suo, con dei colori molto, molto sui. I suoi sono i suoi rosa, sono i suoi viola, sono i suoi azzurri particolari. La pittura è molto veloce, molto fluida. Interessante per esempio l'idea di queste fronde che si vedono a parte destra, arrivano fino quasi nel centro, poi i fiori, questo personaggio vestito di bianco con questa signora con un canino a piedi, cioè, questo mondo che lui è una pittura, diciamo, davvero molto molto fluida, molto fresca, non ci sono ripensamenti, un pittore che aveva una bella qualità di intenti. Certamente è un pittore che ci sono anche, questo va detto, anche dei dipinti minori, magari piccolo formato, per ragioni che gliele chiedevano, e lui cercava di scontentare un po' tutti. Però è stato interessante per certi aspetti, perché è l'unico che si può dire veramente che ha avuto una pittura più vicina all'impressionismo, inteso proprio come impressionismo, come concetto della luce. Quindi qui si vede in questi aspetti qua. Guardiamo questa. Questo è un dipinto molto importante del 21, Villa Lloyd, olio su tela, collezione privata, 41,7 per 70. Diciamo, ecco, lui, questa villa in realtà non esiste più nemmeno. Purtroppo è stata la luce più. E tra parentesi, questo è uno di quei dipinti di un bel formato, di grandezza, che fanno capire come lui lavora. Ecco i rosati che dicevo, gli azzurri. Siamo nel 21. So, lui, fino, si può dire, all'ultimo anno della sua vita, accentua di più i rosati, gli azzurri, i viola. Quindi crea sempre più questo lavoro di intreccio. Però se vedete, i verdi sono preziosi. Lui riusciva a lavorare questi verdi in un modo molto prezioso, perché ci metteva dei verdi luminosi tra mezzo a quelli più scuri, e certe volte metteva questi punti di colore di verde più smaltato, che aiutava a dare luminescenza alla fronda. Dipinto interessante, un dipinto di qualità. Lui aveva una cosa strana, che spesso filmava due volte lo stesso dipinto, sia a destra che a sinistra, questa è la verità, e alcune volte cambiava anche la data della seconda firma. È un po' il suo vezzo come persona, però era un pittore che, devo dire, ha avuto un certo successo. Certamente oggi, per esempio, è molto ridimensionato il suo modo di dipingere, interessa un po' leggermente meno. Mi spiace, perché purtroppo ha avuto un po' una crisi. Fra tutti i pittori ci sono stati in quel periodo, e quello ha subito un po' più la crisi del collezionismo. Però è un pittore di qualità. Certamente ci sono dei dipinti
che ne ho visti molti di lui, alcuni veramente molto interessanti, altri minori. Poi gli ultimi anni aveva dei problemi perché non era più ricco come prima. In realtà morì quasi povero, non dico povero come hanno scritto alcuni perché non è vero, però ebbe certamente un momento difficile negli ultimi anni per ragioni varie. Però era un personaggio, insomma, stimato, non per niente. Livorno gli dedica questa medaglia, lo chiama, insomma, lo onora. Però come pittore è un pittore non, che per vedere, bisogna andare a vederlo molto. Per trovare opere importanti bisogna vederne molte. Perché ha dei momenti che sono meno intensi. Però quando è intenso, quando veramente lavora con intensità, senza frette, perché... Vi ripeto, alcuni lo volevano dipinti, magari lui doveva stare lì a contentare il collezionista, invece quando è tranquillo ci sono delle opere interessanti. Certamente è un pittore particolare. È quello più, come dicevo, non solo più impressionista, è anche quello più fluido, così lui prende, va sul momento, sul luogo, sul motivo, come si diceva a quei tempi, e trova delle soluzioni. Alcune volte deve dire... trova delle soluzioni intense, altre volte più leggere, però è un pittore di tutto rispetto. Certamente io tra i due, almeno per me, preferisco Fuccini, che è di una levatura diversa, senza togliere niente a Uguilera. Ci sono domande? Se ci sono, ditelo. Fatele, che è importante. Gli fece il ritratto anche Borgiotti a Uvilegi. Mario Borgiotti fa anche il ritratto, un ritratto molto, molto, molto indovinato, dipinto molto bene, perché Borgiotti era anche un bravo pittore, potrebbe essere un critico, un collezionista, un mercante d'arte. Ci sono domande? Vedo un manichino lì su una mensola. Beh. Certo, come no, si chiama? Il nome, non l'ho capito, il nome, come si chiama? Ruggero. Lui come si chiama? Io? No, il pittore. Ulvi Lieci. Però il suo vero nome era Luigi Levi e si firmava Ulvi Lieci. Ma era ebreo? Sì, era ebreo. Era ebreo, Levi. Ma lui è stato un collezionista, aveva tutte le incisioni di fattori nella sua collezione. Aveva dipinti, tutti i macchiaioli, aveva comprati a tutti, aveva aiutati tutti. Era un personaggio illuminante, era un vero signore, era una persona di alta qualità. Era un uomo di grande, purtroppo quando è morto poi hanno aperto casa, se ne sono approfittati e è sparito quasi tutto. Quindi quello che dicono alcuni, che praticamente i macchiaioli corrispondono all'impressionismo francese. No, non si può dire macchiaioli, lui è no. Perché dire così, no. Lei sta mettendo tutti, no, tutti no. Tu una buona parte. Ma lui non è più un macchiaiolo, perché lui è stato amico dei macchiaioli, è stato un loro collezionista, è stato allievo di Marcò, che era un buon pittore, ma in quello che vedete lì non c'è più nulla di macchia, non c'è più niente. Certo. Però l'impressionismo nei macchiaioli, l'unico che leggermente è vicino all'impressionismo è Signorini, in alcuni dipinti, nemmeno in tutti. Il resto no. Tanto per chiarirsi l'idea.